Tempesta d'amore anticipazioni. Trama puntate dal 10 al 14 giugno 2024. Valentina si innamora di Michael. Lunedì 10 giugno 2024. Vanessa deve viaggiare per via di un congresso importantissimo che si terrà a breve. Determinata ad accompagnarla, Caroline si prende una piccola vacanza. Con grande amarezza, la Sombichler le comunica che gli accompagnatori non potranno prendervi parte. Hélène sente la mancanza di André, che si sta godendo la sua vacanza in Africa, ed è sorpresa che non l'abbia ancora contattata. Quando viene a sapere da Michael che ha recentemente parlato con lo chef al telefono, resta molto ferita. Ed inizia a dubitare dei sentimenti di André per lei. Alexandra accetta l'aiuto di Christophe e chiama lo specialista che prenderà Hélène in carico come paziente. Tuttavia, la giovane non vuole operarsi negli USA. Alexandra, invece, vuole finanziare l'intervento ma non può farlo a causa dei suoi problemi economici. Salfield è disposto a pagare le spese. Farebbe qualsiasi cosa per la ragazza. Martedì, 11 giugno 2024. Anche se Marcus continua a ricattarla, Alexandra si concede a Christophe. Quest'ultima, confusa, chiede a Kruger di scoprire come suo marito la stia ricattando. Quando emerge la verità, ne segue una discussione. Determinata a stare con il Salfield, scrive una lettera a Marcus. Ma quando sta per inviargliela, fa un passo indietro. Leander sorprende Hélène con la notizia del suo imminente licenziamento. La ragazza poi scopre che sua madre intende farla curare negli Stati Uniti. Leander, che pensa che il viaggio sia un errore, litiga con Alexandra, che lo minaccia. Quando Eric si lamenta con Jerry dopo aver trovato l'appartamento in disordine, scoppia una discussione tra i due. Shireen ed Yvonne vengono coinvolte, loro malgrado, nella discussione. Liesl, la nipote di un vecchio amico di Alphonse, passa a trovarlo. E, in bici. Max, che la vede in difficoltà, le si avvicina. Mercoledì, 12 giugno 2024. Alexandra vuole ancora che Hélène venga trasferita negli Stati Uniti e quindi fa pressione su Michael. Quando Valentina se ne accorge, spende bellissime parole per il cugino in presenza del dottore. Alla fine, Hélène viene dimessa. A casa, però, la attende una bruttissima sorpresa. Eric rivela a Jerry che si è pesantemente indebitato a causa dei costi del matrimonio di Josie e Paul. Insieme, i due elaborano un piano di emergenza. Ciò significa che Yvonne deve ridimensionare le spese. Proprio quando sta per parlargliene, si presenta un'occasione redditizia quanto inaspettata. Max voleva aiutare Leander con il trasloco. Il dottore si rende conto che ha la testa fra le nuvole per via della new entry Liesl. Così lo incoraggia a farsi avanti. Quando Alphonse e Hildegard incontrano il fitness trainer e la new entry, fanno salti di gioia. Intanto, Hélène è sotto shock. Giovedì, 13 giugno 2024. Scioccata dalla foto che ha visto in hotel, Hélène fugge via. Alla fine, si accorge di aver fatto un incubo. La ragazza è disorientata e scappa dal Fürstenhof. Quindi si perde nel bosco ed arriva presso il posto che ha visto nel sogno. Max è felice di rivedere Liesl. Quando scopre che a breve la ragazza partirà per il suo paese, viene pervaso da una forte tristezza. Grazie ad un'azione non del tutto altruistica di Caroline, la partenza viene rimandata e Max e Liesl trascorrono una felice giornata insieme. Quando poi preparano la torta di compleanno per Shireen, si avvicinano. Eric non resiste alla tentazione e ancora una volta punta tutto su una scommessa alla corsa dei cavalli. Quando scopre di averla persa, rimane scioccato. Come se non bastasse, Yvonne ora vuole indietro anche la sua collana. L'uomo l'aveva depositata presso il banco dei pegni ed ora teme di averla persa. Come rimediare? Venerdì, 14 giugno 2024. Valentina incolpa se stessa per la situazione di Hélène. Ma Michael riesce a dissuaderla dai suoi rimorsi di coscienza. E i due si organizzano per lavorare alla rimessa. Quando una chiamata di Fabienne provoca di nuovo sofferenza nella ragazza, il dottore la abbraccia per confortarla. L'incoraggiamento produce dei risvolti inaspettati. La Salfield si innamora dell'ex suocero.
Max apprende qualcosa di destabilizzante su Caroline ed è infastidito, anche se è al settimo cielo dopo il bacio con Liesl. Ma, ancora una volta, la dolorosa separazione da Vanessa riaffiora in lui e si rende conto di amarla ancora. Quando Caroline cerca di parlargli, lui le dichiara guerra. Jerry non vede l'ora che arrivi la festa di compleanno di Shireen ed è curioso di vedere cosa dirà del suo regalo. Eric e Yvonne, a cui lo presenta orgogliosamente in anticipo, sono scettici. Eleni decide di annullare il viaggio negli USA. Tempesta d'amore e anticipazioni, puntate tedesche. Si scava nel passato di Theo Licht. Alcuni giorni fa, in Germania, Tempesta d'amore è andata in pausa per 3 lunghi mesi. Ed è stata trasmessa l'ultima puntata prima dello stop che si protrarrà fino ad agosto inoltrato. Oltre al già citato rapimento di Alexandra Schwarzbach per mano del folle autista Tom Daman, ossessionato da lei, si sono succeduti diversi colpi di scena. Come già spoilerato in un nostro precedente post, farà la sua apparizione il padre di Theo Licht. Quest'ultimo è un personaggio nuovo che catturerà subito il cuore dei telespettatori per la sua bontà. Theo, con il genitore, ha avuto purtroppo un rapporto sempre conflittuale. All'improvviso, lo vedrà arrivare al Furstenhof e presentarsi, senza alcun preavviso, al suo cospetto. La puntata, purtroppo, si è conclusa pochi istanti dopo. In virtù di ciò, non è stato possibile saperne di più, visto che l'ingresso di questo nuovo ruolo ha chiuso la stagione 2023-24 di Tempesta d'amore. Presto, però, se ne saprà di più, perché se è vero che per attendere i nuovi episodi bisognerà aspettare dopo Ferragosto, la soap continuerà a proporre spoiler, interviste, contenuti esclusivi attraverso i suoi seguitissimi canali social. Ma chi è Theo Licht e quale ruolo interpreterà nella fortunata serie bavarese? Le anteprime lo descrivono come un ragazzo forte ma nel contempo molto fragile, che ha subito l'abbandono da parte della madre ed ha vissuto per questo un'infanzia tumultuosa, dovendo crescere nella cittadina di Lubecca con un padre freddo, distante, anaffettivo, incapace di provvedere ai suoi bisogni. Theo dimostrerà di essere buono e gentile, ma anche tanto ribelle, instabile ed inaffidabile sotto ogni punto di vista. Ammetterà di essere giunto a Big Lime in cerca di riscatto. Ed in effetti ci riuscirà benissimo visto che tutti, presto, si accorgeranno della sua spiccata intelligenza. Il Licht, inoltre, ci apparirà, per certi versi, come l'alter ego di Jerry Richter. Quest'ultimo, come ben sappiamo, è un ragazzo con neuroatipicità. L'argomento è stato trattato con molta delicatezza dagli autori, che sono riusciti a sensibilizzare i telespettatori su un argomento spesso poco preso in considerazione. Quando Jerry sposerà Shireen e lascerà il Furstenhof insieme alla sua amata moglie, verrà idealmente sostituito da Theo. Pur non avendo il suo stesso deficit, gli verrà diagnosticato un disturbo da deficit di attenzione, iperattività in età adulta. Sarà proprio grazie a Lale Silan, cugina di Shireen, verso la quale il ragazzo inizierà a nutrire dei sentimenti, che verrà fuori tutta la verità sulla sua natura speciale. La ragazza diventerà fitness trainer dopo che Max Richter cambierà lavoro per via di una imperdibile offerta. Stando tutti i giorni a contatto con lui, che verrà assunto come facchino, se ne innamorerà. Tuttavia, ben presto, la giovane inizierà ad indagare su quelle pecche caratteriali criticate da tutti, come inaffidabilità, agitazione, impulsività, difficoltà ad aspettare il proprio turno, fatica a concentrarsi, distraibilità. All'inizio, tutto ciò porterà a litigi e discussioni fino a quando Lale, dopo aver assistito ad un bruttissimo attacco di panico del ragazzo, deciderà di chiedere aiuto a Michael. Tramite il dottore, Theo verrà affidato ad uno psicologo. Di qui la scoperta del disturbo da deficit di attenzione, iperattività. Tempesta d'amore e anticipazioni, puntate tedesche. L'attore di Theodore ha già preso parte a Tempesta d'amore. Ora, le nuove anteprime indicano che sarà possibile indagare ancor di più sul passato di Theo. E ciò si verificherà proprio con l'arrivo di Theodore Licht. La prima persona ad imbattersi in lui sarà Lale che, insieme alla new entry Stella, si ritroverà in una situazione davvero difficile in quanto entrambe resteranno bloccate in funivia. Per fortuna, sarà il gentilissimo sconosciuto Theodore a riportare le due giovani sane e salve in hotel. Ulteriori spoiler lasciano emergere verità inquietanti sul passato dell'uomo. Addirittura, era solito rinchiudere il figlio in una stanza buia, usando cioè metodi educativi a dir poco discutibili. Quando incrocerà Theo, si mostrerà orgoglioso di lui e dei suoi successi.
Tuttavia, non ne vorrà sapere di considerare il suo ADHD. E non ne vorrà nemmeno parlare, mostrando tutto il suo scetticismo riguardo ai suoi progressi fatti. E ci chiediamo, che ruolo giocherà Lale in questa vicenda? Riuscirà a far riavvicinare padre e figlio? Oppure il rapporto è da definirsi perduto per sempre? Ed anche in tal caso, è possibile effettuare dei confronti con la storyline di Jerry Richter. Esattamente come Lale, anche Shiren ha supportato il suo amato nei suoi momenti più difficili. Ugual cosa ha fatto il fratello di Max quando la Silan, ad esempio, ha perso temporaneamente la vista per via degli intrighi degli Schwarzbach. Ma ancora, sebbene le due situazioni non possano equipararsi, anche Jerry non aveva un rapporto del tutto disteso con la madre Helene. Anzi, quest'ultima, durante un sincero confronto con André, arrivò ad ammettere di sentirsi la causa del deficit cognitivo di suo figlio per via della sua troppa apprensione. Tornando a Theodore, sappiamo che a vestire i suoi panni sarà l'attore Philip Rafferty, ben noto agli spettatori d'Oltralpe per aver preso parte a diversi programmi televisivi come Sokola Itzig, Rote Rosen e Die Rosenheim Cops. Forse non tutti ricorderanno che, nel 2015, per sole 7 ma intense puntate, Rafferty ha già partecipato alla amatissima soap tedesca. Circa 9 anni fa, ha vestito i panni del dottor Winfried Holthaus, coinvolto in una truffa. A quel tempo, ha aiutato la cattiva della stagione, Patrizia Dietrich, ad ingannare Friedrich Stahl e Charlotte Salfield al fine di estorcere loro denaro. Dopo aver concluso egregiamente il suo piano, non fuggì come concordato, ma iniziò a ricattare la Dietrich. Quest'ultima non accettò le sue richieste ed assunse un killer su commissione per farlo uccidere. Alla fine, il dottore morì perché coinvolto in uno spaventosissimo incidente automobilistico. Cosa ci riserverà la trama con al centro della scena Tio e suo padre? Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti per scoprirne di più. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.